Avrebbe dovuto rappresentare il tassello finale all'ambizioso progetto di edilizio per il villaggio degli atleti in occasione dei giochi del Mediterraneo del 2009 da riconvertire in alloggi per gli studenti universitari. Un progetto in parte completato, non senza strascichi però, con la società di costruzioni costretta a cedere a una cordata di imprenditori. Siamo nei pressi del campus universitario, tra Via Napoli e Via Giovanni Paolo II e Chiediscalo, a far bella mostra di sé tra le palazzine colorate e uno scheletro di cemento di almeno 5 piani in totale abbandono. Ecco, mostri sì, ma eh, la maggior parte dei quali in qualche modo messi in sicurezza. Qui invece eh, ci troviamo in una situazione di eh, totale abbandono, una sorta di terra di eh, nessuno. Eh, tutti i locali eh, di questa eh, struttura possono eh, regolarmente, tranquillamente essere usufruiti. Lo avete visto, lo state vedendo dalle immagini di Diego Martelli che ha potuto girare indisturbato un po' eh, dappertutto. Tutto. E questo crea ovviamente situazioni di forte pericolo e anche disagio, perché qui ci hanno riferito i residenti, davvero è rifugio per balordi e quant'altro, ma soprattutto questi piani alle mie spalle possono essere raggiunti tranquillamente da chiunque con il pericolo che si possa fare davvero del male. Basta infatti provare a fare un giro per rendersi conto che il miglior rifugio non possa esistere per balordi, senza tetto o persone dedicate ad attività da tenere ben nascoste. I residenti della zona non ne possono più e chiedono interventi. L'amministrazione comunale, da noi contattata, può fare però ben poco perché l'edificio è di proprietà privata, la quale avrebbe, dopo l'acquisizione, dovuto realizzare degli uffici, ma non si sa la ragione, ha bloccato i lavori, forse in attesa di una variante. Dal canto suo, il comune ci fa sapere che, oltre a non poter fare granché se non qualche sollecitazione e ancora in attesa della cessione di 9 ettari di terreno intorno come da accordi. Insieme al degrado prospera dunque l'immobilismo più assoluto come queste colonne di cemento dritte verso il cielo.